io sono riuscita ad avere il contatto con Marcutti. Dopo tanti mesi, mi ha portato al posto dove ci sono i funghi in Svizzera interna. E guardate la soddisfazione. Il primo porcino comunque. Il primo porcino, Marco Marcutti. Per ottenere l'appuntamento dovete prendere minimo un anno prima l'appuntamento. Bene, siamo qua nei boschi di Lucerna, sabato, e la Daniela sta già bisogna pulendo pulirli. Allora, gira un po'. Come si fa ad avere fortuna a trovarli? Bisogna avere la passione, amarli e dargli un bacetto. Allora, trovato. Oh, fa vedere, aspetta, Daniela. Madonna, piccolo questo qua. Piccinin. Beh, non ce ne sono tanti perché erano già tutti tagliati, Un po' Oh, guarda qui un altro. Adesso lo stava. Adesso l'ho visto. Lo stavi quasi pestando. Sì, adesso l'ho visto, che ho girato, adesso l'ho visto. Il problema è che devi ricordare se ce n'è ancora devi, uno. Devi passare il bosco lentamente. Sì. Quello proprio piano piano. L'hai visto? È difficile. Sapevo che se ne trovi uno ci dovrebbe essere altro. Ma sì, non ce ne sono. Con calma, questo qua è una bella piazzotta, guardate qua. Sì. Un po' umida. Sì, è umida. È perfetta, Sì. Allora, andiamo in cerca. Ora, venite qua, vedete cosa ho trovato. Beh, Christian. Vicino il fungo velenoso, guardate qua, ha trovato Christian un porcino, boh, wow. Bello grande, wow. Che porcinazzo, cosa facciamo, lo prendiamo, com'è, com'è me, insomma, bello, lo lasciamo, no, porta via. Porta via la Daniela, la prima volta qua. Porta via tutto, anche i piccini. Tutto. No, non facciamo così, tutto. Eh. Che mi pesta il fungo, cavolo. Boh, qui io penso che ce ne sarà un altro, Bello. Com'è messo questo fungo qua, Daniela? Beh, non è male, dai, adesso lo pulisco. Vediamo. Faccio vedere il taglio, com'è? Fai vedere il taglio, vedi? Allora. Guardiamo. L'hanno pulito. Ah, bene. Sì, guarda com'è messo bene. Bello. Oh, mamma mia, scusate. Un po' mangiucchiato, è arrivato la lumaca golosa. Però non ci sono, guarda, perfetto. Sotto, guardate, quello bianco. Perfetto. Tip top, da mangiare. Ah, vicino i porcini. Guardate, c'è sempre il bastardino. Sì, quello rosso. Quello velenoso. E questo non si tocca. Fatene un altro, proprio vicino. Ah. Pure Christian qua, questa volta senza skateboard. Non è possibile, però l'ho trovata su YouTube, Bibione, con i suoi skateboard elettrici. Fa dei bei giri. Andiamo a vedere qua. Andiamo magari qua sopra. Sono già passati, comunque. Sì, certo, ci sono le vacche qui sopra. Niente, ragazzi, intanto. Come niente. Appena spento la cinepresa, guardate qua. Ne ho trovato un altro. Un po' ho mangiato, un pochettino è mangiato, Lo facciamo togliere dalla Chiara magari. Sì. Chiara! Che bello! Nascosto! Che bello! Che patatino! Prendilo Chiara, vieni. Con calma. Patatino. Ci riesci? Sì. Wow! Ho mangiato un po',
sì. Bello, perfetto. Dallo a Daniela che le porta via in Ticino. Portiamo in Ticino! E mi fa dopo un bel video con la pasta. E ti do la mia ricetta segreta. È un anno che ci stai dietro alla mia ricetta segreta e io ti ho detto tu portami nei posti segreti dei porcini e io ti faccio avere la ricetta delle tagliatelle. Perfetto. Che umidità che c'è qua. Che bello. Chiara mi fa facendo una che bella foto. Sì, bella, bellissima. È quel fungo velenoso comunque. Adesso non mi ricordo più il nome di quel fungo lì, però. È una manita. Sì, una manita rossa, quella con i puntini bianchi. Fliegenpilz in tedesco, sì. Si trovano qua, però dove c'è il Fliegenpilz ci sono i porcini, Steinpilze. Daniela, ha trovato un altro. Che bello. Ma che gambo lungo ha questo? Guardate che roba! Che bello! Wow! Daniela! Per trovarli bisogna avere la passione e l'amore. Amare. Sì. Amare i funghetti e poi sempre il bacettino. Perché poi i vicini vedono e escono. Sì. Io ho trovato una lumaca gigante. Una lumaca, quelle non le sporto. Non si può portare via. Ma questo non puoi portare via. Guardate dove sono qua. Proprio siamo in montagna alta, 1350 metri, più o meno. Bellissima montagna. E questo? Oh, guardate qua! E questo? Ci sei passato vicino! Quasi, quasi! Sì. Che sberla! Oh, Daniela! Sberla, fammi vedere che sberla! Fammi vedere! Ma è un porcino. Sì, certo. Bellissimo, bellissimo. Madonna, poi devi cercarli anche nel prato, comunque, lo so che Nadia ha trovato mio papà. La lumaca, io ho trovato il porcino. Cavoli. Io mi ricordo, il mio papà le trova anche sempre sui prati, vicino bellissimo. Agli alberi, sui pini. Qui è 400, ma poi freschissimo, guarda. Fa vedere. Guardate che roba. Cioè, si sono passati vicino in due e non l'hanno visto. Non si vede, vedi? Guardate la mia faccia. Guardate che vicino. Ah! Bravissima Daniela. Guardate qui sotto, che magari ce n'è ancora qualcuno. Facciamo un giro. Sono passato prima lì, però non l'avevo visto. La Chiara che ha trovato. Dove? Fa vedere. Oh Madonna che sberla, Chiara! Anche qua uno! Anche lì un altro! Qua uno! E qua uno lui. Qua! L'altro uno piccolo! Lì uno piccolo! Aspetta, allora cominciamo con questo, vieni Daniela! Questo? Dove ce n'è un altro? Uno piccolo! Bamboletto! Nascosto, però sta mangiando, sta mangiando! Sì, prendilo Chiara, vieni! No, questo qua, niente Daniela! Prendi questo, vieni! Oh, Madonna, sto È un po' andato. Ah, peccato. E l'altro? Guardate qua. Quello che passato. Strano. La Madonna. Boh, vieni. Daniela, te le do questi qua, pulisci. Sono buono da mangiare. Io vado su un attimo a vedere che ho trovato un bel posto. E qui sopra. Nadia, guarda qui. Sono tutti questo vicini, qua. Vicini. Sì, qua, vedi. Dove? Però hanno pestato il gambo. Oh, aspettate un attimo. Vedete? È rimasto solo il gambo. È dalla Daniela che lo pulisce, vieni. Ma sei sicuro che è quello lì? E se è un altro fungo? No, questi sono i porcini, Nadia. Ma crescono sempre qua. Forse se non vedi la testa. Non preoccuparti che io le conosco benissimo. Anche l'odore.
Allora, Daniela ha detto che questi funghi qua, questi rossi, io non li prendo, però lei le prende e si chiamano i ferrè. Daniela, giusto? Qua, due piccoli. Bellissimo! Questo è il ferrè, sì. Questo e questi sono buoni. Adesso vi faccio vedere che al taglio... Allora, Daniela, adesso vi spiega. È un ottimo porcino. Al taglio diventano blu. E una volta che si cucinano... diventano gialli o cosa? Bianchi? Sì. Fate vedere il taglio se diventa blu. Come vedete sta diventando blu. Questo, ah, sì. Questo è il tipico ferré, così piccoli sono ottimi. Adesso io taglio, diventa blu e commestibile, buonissimo. Benissimo, perché questa zona qui le vedo ogni anno questi ferré qua. Sono buonissimi, Marco. Buonissimo. Cucinare e dopo vedrai qualche roba. Christian? Bene, allora se vi è piaciuto questo video di stasera datemi un like o iscrivetevi al mio canale, sarebbe bellissimo. Scrivi un commentario. Comunque, la borsellina non l'abbiamo portata, abbiamo portato solo lo zaino per mettere i funghi e basta. Comunque andiamo a vedere se ne troviamo un altri 2 o 3. Allora, oh, qua, sì, tutti dei matti, vieni, niente, qui un altro ferrè. Sono piccolini, pertanto eccezionali questi qua. Controlla questa bene. Questa qui è la zona, eh? È la zona dei ferrè. Sì. Prova a vedere bene se ne troviamo altri. Passiamo. Proprio la grandezza di... Madonna. La salita qua. Niente. Qui 2 o 3 funghi. Vieni Daniela, andiamo. Andiamo dove? Andiamo a casa. Andiamo a fare la pizza.